Caro Franco, tu sai bene perché sei stato ucciso. Fra l'esplosione del primo e del secondo colpo di pistola, hai avuto un attimo di consapevolezza e hai capito che non dovevi arrivare all'indomani, che non ci saresti arrivato. Non è facile e nemmeno di moda essere colui che deve controllare e che sa come farlo, perché tu rappresenti lo Stato e devi far pagare le tasse, non per il tuo tornaconto, ma per lo Stato stesso, per tutti noi. E allora qualcuno si chiede: chi te l'ha fatto fare ad essere così attento? Ma tu non volevi diventare eroe, volevi solo lavorare correttamente ed onestamente nel rispetto delle norme e del pubblico interesse. Abbiamo finito per appassionarci alla tua figura e ti siamo diventati amici, perché sei la parte migliore di questa foggia, quella che si dovrebbe ricordare per rettitudine morale, per correttezza di comportamento, e perché l'omicidio Marcone non è un fatto che riguarda solo la vittima e la sua famiglia, ma riguarda tutti i cittadini di questa città vittima, riguarda le persone di buona volontà e quel mondo imprenditoriale, onesto e corretto, che ha diritto di lavorare senza essere esposto al predominio, alla prepotenza, al monopolio. Ora, caro Franco, vogliamo rassicurarti. Noi continueremo perché sappiamo chi eri e perché conoscerti ci ha arricchito e cambiato la vita.